Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati qui su Breaknouts. Io sono Simone e ogni settimana vi racconto e vi illustro le novità e i rumor provenienti dal mondo Lego. Oggi vi racconto il nuovo set Lego Daily Bugle dall'universo di Spider-Man. 42. La scorsa settimana Lego ha annunciato il suo modulare più grande di sempre. Parliamo di 86 cm in altezza, il modulare più alto prodotto da Lego fino ad ora, e riguarda il mondo di Spider-Man, l'universo di Spider-Man Marvel ovviamente, e parliamo del Daily Bugle, cioè la sede del giornale per cui scrive e scatta le foto Peter Parker e comandato ovviamente da Jonah Jameson. Il set 76178 è letteralmente immenso. Sui social non ho ancora sentito qualcuno che ne abbia parlato male, è veramente qualcosa di spettacolare. Il set infatti è composto da ben 3772 pezzi con cui poter costruire i 4 piani, piano terra più 3 piani superiori del Daily Bugle, tutti quanti apribili, smontabili e si potranno scastrare fra di loro come i veri modulari, e inoltre si potrà togliere la parete posteriore per poter entrare più agilmente all'interno di ogni piano. Ma non è finita qui, perché la notizia forse più interessante per tutti noi collezionisti appassionati sono le ben 25 minifigure comprese al suo interno, tra cui parecchie anche nuove e inedite. Una per tutti, Punisher. Una delle minifigure più emblematiche che ci hanno lasciato un po' tutti a bocca aperta, in quanto vista la politica di Lego per i giochi e la non violenza, Punisher forse costa un po', ma questo non ha impedito quindi di inserirla come minifigure. E infatti comunque il set è un 18+, per cui linea adulti AFOL. Un'altra minifigure molto molto interessante è sicuramente Firestar e Blade. Ve lo ricordate? L'ammazza vampiri. Il set realizzato da Mark John Stafford sarà in vendita dal 26 di maggio per i clienti VIP e dai primi di giugno per tutti gli altri, ma comunque poco cambia, e il costo sarà di 299 euro, che è comunque giustificato dal numero di pezzi e dal numero elevatissimo di minifigure presenti al suo interno. Oltre alla parte delle minifigure c'è un'altra piccola chicca molto interessante, ovvero una delle facciate del palazzo sarà costruibile e modificabile in due versioni, versione normale e versione vista tante volte sia nei film anche nei fumetti, in cui il Goblin esce spaccando le vetrate, distruggendo la struttura sul suo aliante. Una modifica sicuramente molto interessante che ultimamente Lego inserisce in tutti questi set 18+, quelle piccole chicche che noi adulti apprezziamo particolarmente. Per fare un recap del set, 76178, 3772 pezzi, 25 minifigure in vendita dal 26 di maggio a 299 euro, Lego Daily Bugle. Se ti è piaciuto il video e ti è piaciuto il mio lavoro e l'attività di Lego Nerd, mi raccomando, un bel pollice su e condividi questo video nei tuoi canali social. Noi ci vediamo alla prossima news. Ciao!